Ma come si compila il documento di passaggio d'anno del dottorato? Siamo nel periodo del passaggio d'anno e quindi non in poche e pochi di voi, dottorande e dottorandi, mi hanno scritto per chiedermi quali siano gli elementi per compilare la copia di registro o quello che le università chiamano in modi diversi, e che è in sostanza quel documento che va inviato appunto per fare l'attestazione del passaggio d'anno. Posto che il consiglio in assoluto, molte università lo chiedono, ma se non fosse così, da quest'anno il consiglio è quello di predisporre un documento dove giorno per giorno, sì, lo sa, una noia mortale, ma giorno per giorno, compilate e scrivete tutte quelle che sono le attività che avete svolto durante la giornata, anche fosse semplicemente indicare 8 ore di ricerca, 4 ore di esami, 3 ore di call o di chiacchierata con il prof su temi che riguardano la tesi. In questo modo non dovete poi andare a cercare su agende, agendine, digitali o cartacee quello che avete fatto nel corso d'anno, ma avete già un documento aggiornato. All'interno della copia si predispone in sostanza un documento che racconti quello che voi avete fatto nel corso d'anno, con tanto di piccola riepilogazione delle pubblicazioni e delle conferenze alle quali avete partecipato. Vi metto a disposizione uno screenshot di quello che avevo predisposto come mio passaggio d'anno, così avete un format, diciamo, che potete copiare e utilizzare e sistemare e indicare nella modalità che preferite. Sappiate che di solito questo è un pro forma, nel senso che se si è lavorato bene durante l'anno non ci saranno poi sorprese, quindi state tranquilli e state tranquille da questo punto di vista. Sicuramente vi sarete impegnati e impegnate tantissimo, quindi non ci sarà alcunissimo tipo di problema. Se invece state compilando quello conclusivo, quindi quello che si consegna prima della chiusura del dottorato, allora in questo caso è bene fare una sintesi di tutti e tre gli anni. Anche in questo caso vi inserisco una copia di riferimento. In bocca al lupo a tutte e a tutti per il passaggio d'anno. Un bacio e a presto!